Sim, disse Silver quando fummo soli. Se io ho salvato la vita a te, tu l'hai salvata a me, e questo non lo scorderò. Ho visto che il dottore ti sollecitava a scappare, con la coda dell'occhio l'ho visto, e ho visto che tu dicevi di no, chiaro come se ti udissi. Jim, questo è un buon punto per te. È il primo lampo di speranza dopo l'attacco fallito ed è a te che io lo devo. E ora, Jim, ci tocca metterci alla caccia del tesoro con ordini suggellati, come si direbbe, cosa che a me non garba. Ma noi due dobbiamo tenerci stretti come fossimo cuciti insieme per salvare la nostra testa a dispetto della sorte e del destino. In quel momento un uomo ci chiamò perché la colazione era pronta e presto sedemmo sulla sabbia intorno al fuoco, con davanti biscotti e lardo fritto. Avevano acceso un fuoco da arrostire un bue, e questo fuoco era talmente divampato e ardente che non vi si potevano accostare che dal lato del vento e non senza precauzioni. Mossi dallo stesso spirito di dissipazione, avevano cotto 3 volte più roba che non ne potessimo mangiare, e uno di loro, con un ridere da scimunito, gettava i resti nel braciere, che ravvivato da quell'insolito alimento tornava a fiammeggiare e scoppiettare. Io non vidi in vita mia gente più noncurante del domani. Giorno per giorno era l'unica espressione atta a qualificare la loro maniera di vivere, tanto per lo sciupio delle provvigioni quanto per le sentinelle addormentate. E sebbene essi fossero abbastanza arditi per affrontare una breve scaramuccia, io vedevo chiaramente la loro assoluta inettitudine a sostenere qualcosa come una campagna prolungata. Lo stesso Silver, che divorava col capitano Flint sulla spalla, non aveva una parola di rimprovero per la loro indifferenza, cosa che mi stupiva, tanto più che ben di rado egli si era mostrato così accorto come poco fa. «Sì, compagni», diceva lui, «è una vera fortuna per voi avere Porco Arrostito che pensa per voi con questa sua zucca qui. Io ho ottenuto ciò che volevo. Certo, essi tengono la nave, dove la tengono non lo so, ma una volta acciuffato il tesoro ci daremo da fare e la scoveremo. E allora, amici miei, poiché abbiamo i canotti, avremo il sopravvento». Così andava discorrendo con la bocca piena di lardo scottante. «Quanto all'ostaggio», continuò, «suppongo che quella sarà l'ultima sua chiacchierata con la gente che ama tanto. Io ho avuto la mia parte di notizie e gliene sono grato, ma ormai è cosa finita. Lo terrò al guinzaglio mentre andremo alla caccia del tesoro, perché ci converrà custodirlo come fosse oro. E in caso di accidente, capite, per il momento, una volta in possesso della nave e del tesoro, e che navigheremo come allegri compagni, o allora parleremo col signor Hawkins, parleremo e gli daremo la sua razione sicuro in compenso delle sue gentilezze». Che gli uomini fossero ora di buon umore, nessuna meraviglia. Quanto a me, ero tremendamente abbattuto. Qualora il piano che gli aveva finito d'abbozzare fosse diventato attuabile, Silver, già 2 volte traditore, non avrebbe esitato ad adottarlo. Egli teneva ancora un piede in un capo e nell'altro, e non v'è dubbio che non preferisse la libertà e ricchezza coi pirati alla prospettiva di sfuggire semplicemente all'impiccagione, che era quanto di meglio potesse sperare dalla parte nostra. Inoltre, e anche se la forza delle cose lo avessero costretto a mantenere la parola data al signor Livesey, anche allora quale pericolo dinanzi a noi? Che momento, quando i sospetti dei suoi fugaci si fossero mutati in certezza e io e lui ci fossimo trovati a dover difendere la nostra vita. Lui uno sciancato e io un ragazzo, contro 5 robusti e svelti marinai. Aggiungansi a questa duplice apprensione il mistero che tuttora avviluppava la condotta dei miei amici, il non chiarito abbandono del fortino, l'inesplicabile cessione della carta e, più duro ancora da penetrare, l'ultimo avvertimento a Silver. Attento alle burrasche quando le troverete. E apparirà naturale il fatto che
Io gustassi così poco la mia colazione e con travagliato cuore seguissi i miei carcerieri alla ricerca del tesoro. Beh, dovevamo fare una curiosa figura a chi ci avesse visti, sporchi dei nostri panni marinareschi e tutti, eccetto me, armati fino ai denti. Silver portava due fucili a tracolla, l'uno davanti, l'altro di dietro, oltre al grosso coltellaccio alla cintura e a una pistola in ciascuna tasca del suo abito a falde quadrate. A completare codesto strano spettacolo, il capitano Flint stava appollaiato sulla sua spalla, gracchiando stramberie e brani di insensate chiacchiere di bordo. Legato alla vita da una corda, io seguivo docilmente il cuoco, che teneva uno dei capi ora nella mano libera, ora tra i suoi poderosi denti. Ero proprio condotto come un orso addomesticato. Gli altri erano variamente caricati. Parte portavano picconi e pale che avrebbero sbarcato dall'Hispaniola come arnesi di prima necessità. Parte lardo, biscotti e acquavite per il pasto di mezzogiorno. Tutte codeste provvigioni o serbai che provenivano dalla nostra riserva, e potei così constatare la verità delle affermazioni di Silver, non avesse concluso un patto col dottore, la perdita della nave avrebbe ridotto lui e i suoi seguaci a sostentarsi non d'altro che d'acqua e dei prodotti della loro caccia. L'acqua non sarebbe stata troppo di loro gusto, un marinaio non è di solito buon tiratore. Così dunque, equipaggiati e marciando in fila indiana, ci avviammo tutti, compreso quello dalla testa fasciata, e raggiungemmo la riva dove i due canotti ci attendevano. Anche questi recavano traccia della ubriaca follia dei pirati. Uno aveva un sedile rotto e tutte e due erano imbrattati di fango e mezzi pieni d'acqua. Dovevamo portarli con noi per maggior sicurezza. E così, imbarcati, parte sull'uno, parte sull'altro, traversammo la baia. Mentre s'andava remando, nacque una disputa a proposito della carta. La Croce Rossa era naturalmente un segno troppo grande per costruire un preciso punto di riferimento, e i termini della nota scritta a tergo erano alquanto ambigui. Come il lettore forse ricorderà, la nota diceva: grande albero, contraffattore del cannocchiale, punto di direzione NNE quarta N, isola dello scheletro ESE quarta AE, 10 piedi. Un grande albero era dunque il dato principale. Ora, dritto davanti a noi, la baia era chiusa da un pianoro, alto da 2 a 300 piedi, che verso nord si raccordava alle pendici meridionali del cannocchiale, e verso sud si drizzava fino a collegarsi all'aspra e scoscesa altura, denominata la montagna dell'albero di Mezzana. Il pianoro era folto di pini di altezza diversa. Esemplari di varie specie si ergevano qua e là, superando di 40 o 50 piedi i loro vicini. Ma solo stando sul sito e consultando la bussola si sarebbe potuto stabilire quali di questi fosse il preciso grande albero del capitano Flint. Nondimeno, prima ancora che le imbarcazioni fossero a metà cammino, già ciascuna s'era scelta il suo preferito. Solo Long John scrollava le spalle e pregava di star tranquilli fino a che non si fosse lassù. Vogavano adagio, per ordine di Silver, affinché gli uomini non si stancassero presto e, dopo una lunga traversata, sbarcammo alla foce del secondo torrente. Da principio il terreno grasso e melmoso e il groviglio delle erbe palustri ostacolavano grandemente i nostri passi. A poco, però, la montagna divenne più ripida e rocciosa, mentre il bosco, cambiando carattere, cresceva più rado e meno disordinato. Era in verità uno dei più incantevoli siti dell'isola, questo dove ci addormentammo. Sulle verdi macchie degli alberi di noce moscata spiccavano i rossi fusti dei pini dalle larghe ombrelle, e la mescolanza dei loro aromi impregnava l'aria, che era fresca ed eccitante, ciò che sotto i raggi perpendicolari del sole ci dava un dolcissimo refrigerio. Con gridi e salti la brigata si sparse intorno al ventaglio.
Molto in coda, Silver e io seguivamo. Io, impastoiato dalla corda, lui arando con un profondo ansimare la sdrucciolevole ghiaia. E di tanto in tanto anche bisognava che gli dessi una mano per evitare che gli mancasse un piede e ruzzolasse giù per il declivio. Avevamo così percorso circa mezzo miglio e stavamo per toccare il ciglio del pianoro, quando, dall'individuo più lontano sulla sinistra, partì un urlo di orrore, a cui succedettero reiterate grida, che fecero accorrere i compagni. Che abbia trovato il tesoro non può darsi, osservò il vecchio Morgan, perché il tesoro è assolutamente in cima. In realtà, come assondammo non appena sul posto, si trattava di qualcosa di ben diverso. Al piede di un grosso pino, nascosto in un verde cespuglio tra cui i rami erano impigliati alcuni piccoli ossi, uno scheletro umano giaceva sul terreno, con alcuni brandelli di vestito. Codesta vista mise, credo, un gelo acuto in ogni cuore. Era un uomo di mare, dichiarò George Merry, che più animoso di tutti s'era chinato lassopra per esaminar da vicino i brani del vestito. In ogni modo, questa è tela da marinaio bella e buona. Già, disse Silver, è probabile. Né io penso che t'aspettassi di trovare un vescovo qui. Ma in che strano modo sono disposte queste ossa? Non è naturale. Infatti, tornando a guardare, non si poteva credere che il corpo fosse in una posizione normale, a parte qualche disordine dovuto forse agli uccelli che s'erano nutriti di lui o alla lenta crescita delle piante che a poco ne avevano avviluppato i resti, l'uomo giaceva in una posizione perfettamente rettilinea. I piedi orientati in un senso, le mani tese sopra la testa, come quelle di un truffatore, nell'opposta direzione. M'è nata un'idea nella mia vecchia zucca, annunciò Silver. Ecco qui la bussola. Ecco laggiù la più alta punta dell'isolotto dello scheletro, che spicca simile a un dente. Vogliamo rivelare il punto sulla linea di queste ossa? Così fu fatto. Il corpo era appunto orientato in direzione dell'isolotto e la bussola dava precisamente E, S, E, quarta A, E. Ero certo, gridò il cuoco. Questo è un segno indicatore. In dirittura di questo troviamo la stella polare e il nostro bell'oro splendente. Ma corpo d'una saetta! Lo credereste che stento un freddo nella schiena se penso a Flint? Questo è uno dei suoi scherzi, non c'è dubbio. Egli era solo qui, con sei. Li ha uccisi tutti, l'uno appresso all'altro. E questo l'ha rimorchiato qui, orientato alla bussola, morte delle mie ossa. Era allampanato quest'uomo e aveva i capelli biondi. Sì, doveva essere Allardyce. Ti ricordi di Allardyce, Tom Morgan? Ma sì che me ne ricordo, rispose l'interpellato. Mi doveva del denaro, mi doveva, e sbarcando mi portò via il coltello. A proposito di coltello, fece un altro, perché non troviamo il suo all'intorno? Flint non era uomo da vuotare le tasche di un marinaio, e gli uccelli un coltello non se lo mangiano, mi pare. Oh, questo è vero, per Dio! Esclamò Silver. Nulla, proprio nulla è rimasto qui, fece Merry, continuando a frugare tra le ossa. Né un centesimo né una tabacchiera, e questo non mi pare naturale. No, perbacco, no! Rincalzò Silver. Né naturale né simpatico, affatto. Per mille diavoli, amici miei, se soltanto Flint fosse in vita, ci scotterebbe abbastanza qui, e per voi e per me. Erano sei come noi essi, e non sono più che ossa.
L'ho visto morto io, con questi occhi, Flint, l'ho visto, disse Morgan. Billy mi condusse dentro, egli era là, coricato, con dei soldoni sugli occhi. Morto sì, certamente, morto e sotterrato, fece l'individuo dalla testa fasciata. Ma se ci sono spiriti che ritornano, Flint dovrebbe essere di quelli. Perché, Dio mio, ha fatto una brutta fine, Flint ha fatto. Oh sì! Sì che l'ha fatta, aggiunse un altro. Un momento delirava, un altro momento strepitava per del rum, oppure cantava 15 sul baule del morto. Era la sua unica canzone, camerati, e vi dico la verità, io non l'ho mai più potuta sentire da allora. Faceva un caldo d'inferno, la finestra era aperta e io udivo quella vecchia canzone che risuonava chiara chiara e intanto la morte gli aveva messo le unghie addosso. Via, via, finiscila con la tua storia. È morto e non cammina più, per quel che ne so io. O quantomeno non va in giro di giorno, state sicuri, interruppe Silver. La paura è fatta di nulla. Andiamo avanti per i dobloni. Riprendemmo il cammino. Ma a dispetto del sole ardente e della luce accecante, i pirati smisero di correre ciascuno per proprio conto, gridando per il bosco, ma procedevano stretti l'uno all'altro e parlavano sottovoce. Il terrore del morto filibustiere incombeva su di loro. Per liberarsi da quel turbamento e per dar modo a Silver e al malato di riposare, l'intera brigata si mise a sedere non appena giunta in cima alla salita. Il pianoro, essendo leggermente inclinato verso occidente, il punto dove sostammo, dominava da tutti e due i lati una vasta distesa. Di fronte, al di là delle vette degli alberi, scoprivamo il capo delle foreste, frangiato di spume. Dietro, non soltanto la baia laggiù con l'isola dello scheletro, ma anche verso est, oltre la lingua di terra e la pianura orientale, un grande spazio di mare aperto. Erto sopra di noi si drizzava il dorso del cannocchiale, punteggiato di rari pini e zebrato di oscuri burroni. Non si udiva che il rumore della lontana risacca, montante da ogni parte, e il ronzio di innumerevoli insetti nella macchia. Non un essere umano, non una vela in mare. L'immensità della veduta accresceva il senso di solitudine. Silver sedette e fece con la bussola alcuni rilevamenti. Non ci sono tre grandi alberi, disse poi, sulla linea pressappoco dell'isola dello scheletro. Contrafforte del cannocchiale indica, se non sbaglio, quella più bassa cresta laggiù. Ormai trovar la mercanzia non è più che un gioco da ragazzi, ma io avrei voglia di mangiare prima. Oh, io non ho appetito, borbottò Morgan, e il pensiero di Flint credo che me l'ha tolto. Oh, per questo, figlio mio, puoi ringraziare la tua stella che è morto, disse Silver. Era brutto come il diavolo, sollevò su un terzo con un moto di raccapriccio. Ah, quella faccia paonazza! Così, così l'aveva conciato il rum, aggiunse Merry. Paonazza, sì, sono d'accordo, è la vera parola. Dopo che, scoperto lo scheletro, avevano lasciato ai loro pensieri prendere questa piega, si erano ridotti a parlare sempre più sottovoce, fino quasi a bisbigliare, tacché il suono delle loro parole interrompeva appena il silenzio della foresta. Tutto a un tratto, dal folto degli alberi di fronte a noi, sorse una voce sottile, acuta e tremula, intonando l'aria e le parole ben note. 15 sul baule del morto io ho una bottiglia di rum. Io non vidi mai uomini più terribilmente sbigottiti dei nostri pirati.
I loro visi si scolorirono come per incanto. Alcuni balzarono in piedi, altri si abbrancarono ai loro vicini. Morgan si dibatteva per terra. «È Flint! È Flint!» gridò Merry. Il canto cessò di colpo, troncato a mezzo d'una nota, quasi che una mano avesse stoppato la bocca del cantore. Venendo così di lontano, aveva suonato leggero e melodioso, e l'effetto prodotto sui miei compagni mi parve tanto più strano. «Andiamo!» disse Silver. «Questo non è niente. Pronti a birare? È un'impressione curiosa che mi fa questa voce. Io non saprei che nome darle, ma è certo qualcuno che si burla di noi. Qualcuno in carne e ossa, credete a me!» Mentre così parlava, riprendeva coraggio e il suo viso si ricolorava. Già gli altri incominciavano a lasciarsi persuadere e ritornavano un poco in sé, quando la medesima voce ruppe di nuovo il silenzio. Non era più un canto questa volta, ma un debole, lamentoso appello che gli echi della gola del cannocchiale si rimandavano anche più affievolito. «Darby McGrew», gemeva la voce. E questa è la parola che meglio rende il suono. «Darby McGrew, Darby McGrew!» E ancora, e ancora, e ancora. E poi, fattasi alquanto più acuta e con una bestemmia che tralascio, «Portami il rum, Darby!» Lo spavento inchiodò al suolo i filibustieri, gli occhi fuori dalla testa. Essi stavano ancora lì, dopo un pezzo che la voce s'era taciuta, guardando davanti a sé, muti e allibiti. «Oh, non c'è dubbio!» balbettò uno. «Ah, andiamo via!» «Sì, furono queste le sue ultime parole!» gemette Morgan. «Le sue ultime parole su questa terra!» Dick avevo tratta fuori la Bibbia e pregava con ardore. Egli aveva ricevuto una buona educazione prima di darsi al mare e imbarcarsi con cattivi compagni. Silver teneva ancora duro. Sentivo che batteva i denti, però non s'arrendeva. «Nessuno in quest'isola ha inteso mai parlare di Darby», mormorò egli. «Nessuno all'infuori di noi qui. Camerati, io sono qui per acciuffare quella mercanzia. E non mi lascerò mettere nel sacco né da un uomo né dal diavolo. Non ho mai avuto paura di Flint vivo. E per mille diavoli saprò affrontarlo morto. A meno di un quarto di miglio da qui ci sono 700.000 sterline. Quando mai un gentiluomo di fortuna ha voltato la poppa a tanta grazia di Dio per timore di un vecchio beone di marinaio dalla gola paonazza e per giunta morto?» Ma non si vedeva segno d'un risveglio di coraggio nei suoi seguaci. Il loro terrore, piuttosto, sembrava accresciuto dall'impietà delle parole. «Basta, John!» disse Merry. «Non pigliartela con uno spirito!» Gli altri erano troppo spaventati per aprir bocca. Se la sarebbero data a gambe ciascuno per conto proprio, se avessero osato. Ma la paura li raggruppava insieme e li stringeva a John, quasi che nell'ardire di lui potessero trovare un sostegno. Lui, dal canto suo, aveva quasi del tutto vinto la sua debolezza. «Uno spirito? Sia pure! Ma c'è qualcosa che io non vedo chiaro qui. Voi avete sentito un eco? Ora, nessuno ha mai visto uno spirito con un'ombra, e allora che bisogno avrebbe egli di un eco? Vorrei saperlo, questo non è certo naturale.» L'argomento mi parve assai debole, ma nessuno può mai sapere come reagisca la gente superstiziosa, e così, con mia grande sorpresa, vidi George Mary molto sollevato. «Oh, è proprio così!» approvò egli. «Tu hai la testa sul collo, John, non c'è dubbio. Lesti a virare, camerati. Quel marinaio là sbaglia di bordata, credo, e ripensandoci, sì, somigliava alla voce di Flint, l'ammetto, ma non era però così chiara. In fondo, sì, sarebbe piuttosto detta la voce di qualchedun altro, la voce di Ben Gunn, per mille diavoli!» ruggì Silver. «Sì,
Sì, era di fatti così, era proprio Ben Gunn. Oh, ciò non fa una grande differenza, non vi pare? Intervenne Dick. Ben Gunn non è qui in carne e ossa più di quanto ci sia Flint. Questa osservazione suscitò lo sdegno dei marinai anziani. E che importa di Ben Gunn? Gridò Merry. Morto o vivo, non ci importa niente di lui. Io ero stupito di vedere come avevano ripreso animo e come sui loro visi era tornato il colore naturale. Presto si rimisero a chiacchierare, stando di tanto in tanto in ascolto, e poco dopo, non udendo più nulla, si misero in spalla i loro arnesi e proseguirono il cammino, precedute da Mary, che portava la bussola di Silver per mantenerli nella linea dell'isola dello scheletro. Mary non s'era ingannato. Morto o vivo, nessuno si curava di Ben Gunn. Solo Dick teneva sempre la sua Bibbia aperta e camminando lanciava intorno delle trepide occhiate, ma senza incontrare consensi, mentre Silver lo canzonava per le sue preoccupazioni. Te l'avevo ben detto io che avevi guastato la Bibbia. Se non è più buona per giurarsi sopra, che vuoi che se ne faccia uno spirito? Neanche questo. Ma Dick non era l'uomo da poter essere confortato. Io non tardai ad accorgermi che si reggeva appena in piedi. Sotto l'influenza della calura, della stanchezza e dello spavento, la febbre prevista dal dottor Livesey saliva rapidamente. Il terreno sgombro rendeva facile la marcia sulla cima che il nostro sentiero costeggiava da un lato, poiché, come già dissi, il pianoro era inclinato verso occidente. I pini grandi e piccoli crescevano in aperto spazio e anche fra i gruppi di noci moscati e di azalee, vaste radure si stendevano arroventate dal sole. Tagliando l'isola come facevamo quasi per nord-ovest, ci appressavamo sempre di più ai contrafforti del cannocchiale da una parte e dall'altra scoprivamo sempre meglio quella baia occidentale che io, tutto tremante e sballottato dalle onde, avevo attraversato con la piroga. Raggiunto il primo dei grandi alberi e rilevata la posizione, si vide che non era quello buono. Stesso risultato col secondo. Il terzo si elevava quasi 200 piedi di sopra dal bosco, gigante vegetale dal fusto rosso voluminoso come una casetta, alla cui immensa ombra avrebbe manovrato una compagnia. Lo si scorgeva dall'alto mare, da levante e da ponente, e avrebbe potuto figurar come punto di riferimento sulla carta. Ma non era la sua statura ciò che impressionava i miei compagni, bensì il sapere che 700.000 sterline in oro stavano sotterrate in qualche punto della sua diffusa ombra. Il pensiero del denaro, a mano che essi si avvicinavano, assorbiva i loro terrori di poco fa. I loro occhi fiammeggiavano, i loro piedi correvano più lesti e leggeri, l'intera loro anima era incatenata da quella ricchezza che li attendeva là e prometteva a ognuno di loro tutta una vita di piacere e di gozzoviglia. Silver arrancava grugnendo sulla sua gruccia. Le sue narici dilatate tremavano, egli bestemmiava come un turco quando le mosche gli si posavano sul volto. Dava furiosi strattoni alla corda che mi legava a lui e di tanto in tanto si volgeva verso di me con un'occhiata assassina. Non si preoccupava certo di nascondere i suoi pensieri, che io leggevo come in un libro aperto. Nell'immediata prossimità dell'oro, tutto il resto egli lo aveva dimenticato. La promessa fatta al dottore, l'avvertimento di costui appartenevano ormai al passato e senza dubbio egli sperava di impadronirsi del denaro, ritrovarli spagnola, imbarcarsi col favor della notte dopo aver scagnato ogni onest'uomo che lì rimaneva e rimettere alla vela come prima aveva progettato, filando via carico di crimini e di ricchezze. Assediato da tali timori, stentavo a tener dietro al rapido passo dei cercatori del tesoro. Spesso inciampavo ed era allora
che Silver tirava così bruscamente la corda e mi fulminava coi suoi sguardi. Dick, che ora s'era accodato a noi e formava la retroguardia, parlava tra sé nella crescente eccitazione della febbre, biascicando preghiere e bestemmie. Anche questo aggravava la mia angoscia e, per colmo di pena, era tormentato dalla visione della tragedia che doveva un giorno essersi svolta su quel pianoro, quando quel dannato filibustiere dalla faccia paonazza, morto poi a Savanna, cantando e reclamando da bere, aveva di sua mano trucidato i suoi sei complici. Questo bosco, attualmente così tranquillo, doveva aver rintronato d'urli quel giorno. E pensandoci ora, nel calore dell'immaginazione, mi pareva di sentirlo rintronare ancora. Toccavamo intanto il margine della macchia. «Urrà, compagni, su, tutti insieme!» disse Merry, e quelli che erano in testa si slanciarono. Ma non avevan fatto più di 10 metri che li vedemmo di botto arrestarsi. Un grido strozzato ferì l'aria. Silver accelerò il passo, zappando col piede della sua gruccia come un indemoniato, e in un attimo piombammo là. Una larga buca ci si apriva dinanzi, scavata da tempo, perché i fianchi apparivano franati e sul fondo germogliava l'erba. Lì dentro stavano un manico di vanga spezzato in due e sparse qua e là tavole di casse da imballaggio. Sopra una di queste assi io lessi, impresso nel fuoco, il nome di Varlus, il nome della nave di Flint. Tutto era chiaro fino all'evidenza. Il nascondiglio era stato scoperto e svaligiato. Le 700.000 sterline erano sfumate.